Fitzgerald. Provi, onorevole Fitzgerald. Tancredi. Ci siamo ora, vero? Sì, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 10. È aperta la votazione. Pilozzi, Capua, ci siamo, vero? È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora all'articolo 11. La Camera approva. Potete anche. Ecco, ok. Adesso passiamo all'articolo 11, la parola alla relatrice per i pareri. Emendamento 11.50 Mantero, contrario. 11.51 Marazziti, dovrebbe essere Vuole che le ritirato. leggo, vuole le, che le leggo i numeri? No, 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 l'emendamento 11.51 Marazziti dovrebbe essere stato ritirato. A me non risulta, c'è l'onorevole Marazziti dietro di lei. Onorevole Marazziti, 11.51 suo emendamento è ritirato? Sì, l'avevo già Ok, detto agli va uffici. bene, scusi, ma a me non L'avevo già risultava detto, mentre scusi. risultava la relatrice, ok. 11.52 È Moretto. ritirato, prima della seduta. 11.53 Rondini, contrario. 11.54 Rondini, contrario. 11.55 50, Rondini, contrario. 11.56 Russo, contrario. 11.57 Russo, chiedo di poterlo accantonare. 11.58 Silvia Giordano, favorevole. 11.59 Busto, contrario. 11.60 Patriarca, favorevole. 11.61 Colonnese, Scusi, onorevole contrario. Gadda, a me risulterebbe nell'11.60 una riformulazione, è possibile? Secondo. Patriarca, se fosse così me la deve leggere. No. No, allora è un errore, è semplicemente favorevole, ok. Scusi, ma Sì. siccome ho una prescrittura sul fascicolo, bene, 11.61 Colonnese, Colonnese. contrario. 11.62 Gregori, contrario. 11.63 Nicchi, contrario. 11.64 L'Orefice, contrario. 11.200, condizione della bilancio. Favorevole, e se mi consente vorrei riprendere l'emendamento accantonato 11.57 Russo con parere favorevole. Grazie. Allora, governo. Conformi i pareri. Grazie. Allora, 11.50 Mantero, chiede di parlare onorevole Silvia Giordano, prego. Dichiaro voto favorevole. Bene, a titolo personale, onorevole Mantero. Sì, con questo emendamento chiediamo di non destinare maggiori 2 milioni di euro aggiuntivi al fondo Agea, non perché riteniamo sbagliato il fondo Agea, ma semplicemente perché pensiamo che abbia un intento diverso rispetto a quello della presente legge, ovvero il fondo Agea è fatto appunto per l'acquisto